Ultimamente stanno trapelando sempre più notizie su Pokémon Sole e Pokémon Luna. Tra di esse abbiamo alcuni scoop freschi molto interessanti che potrebbero, diciamo, cambiare un po' le carte in tavola per quanto riguarda la scelta degli starter. Infatti, sul sito ufficiale giapponese dedicato ai nuovi giochi Pokémon è stata trovata questa immagine custodita nella cartella immagini. Che fantasia! A prima vista sembrano essere solo delle semplici icone dei tipi, ma alcuni sospetti sorgono notando la combinazione molto particolare dei tipi erba e volante, gli stessi che possiede lo starter Rowlet. Quindi, considerando che questa coppia non è molto comune, a meno di straordinarie coincidenze, l'evoluzione finale di Litten avrà il tipo terra, mentre quella di Poplio sarà di tipo acqualotta, come potete vedere appunto in questa immagine. Sinceramente non mi sarei mai aspettato questa combinazione di tipi, in particolare mi sarei giocato le palle che Litten diventasse di tipo fuoco buio, un po' come Houndoom, e proprio per questo fatto in questo momento sono un po' spiazzato, perché non so cosa potrebbe diventare in una futura evoluzione il povero Litten acquisendo il tipo terra, mentre invece aumenta, diciamo, la mia curiosità per Poplio, che chissà, potrebbe rivelarsi il nuovo Oshawott, anche perché con tutti gli insulti che gli stanno arrivando, poverino, sul web sto iniziando ad affezionarmi un pochino al suo naso da Rudolph. Ricordo che potrebbe comunque trattarsi di una clamorosa coincidenza e quindi non tutto è ufficialmente confermato, considerando anche la presenza di un tipo denominato 404. Infine ci giunge direttamente da Pokenchi, sì, lo stesso che ha fatto blasfemare i più cristiani del globo qualche mese fa, uno screen di battaglia dove possiamo vedere come sia stata introdotta una maggiore cura dei dettagli durante la battaglia, con non solo l'allenatore presente in maniera più attiva, cosa che avevo già riferito tra l'altro, ma addirittura con la presenza di spettatori. Quindi, che dire, tutto ciò mi sta incuriosendo sempre di più. L'hype aumenta ogni giorno che passa e non vedo l'ora di avere tra le mani questi maledettissimi giochi. Alla luce delle nuove possibili informazioni sugli starter, prenderete Rowlet, Litten o Poplio in questo momento? Scrivetemelo qua sotto in un commento, lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale. Noi ci becchiamo in un prossimo video!